vi prendo proprio 5 minuti ringraziandovi della presenza che ci sorprende anche perché insomma di solito siamo molto meno perché abbiamo un altro modo di comunicare eccetera. Il consiglio comunale di insediamento ci sarà giovedì prossimo alle 18 e siccome però come i primi consigli poi ci sono il discorso iniziale del sindaco eccetera, con oggi volevamo annunciare il nuovo assetto amministrativo perché c'ha la maggior parte di conferme ma alcune peculiarità. C'è stato approfitto anche per ringraziare insomma cittadini e cittadine per l'affluenza e per la quantità anche di voti che la nostra lista ha avuto e ringraziare tutto il gruppo di Vico Pisano in Cammino che ha lavorato molto e tutte le consigliere e consiglieri eletti e non. Ci sono alcune persone che per pochissimi voti non sono entrati e probabilmente, come succede in qualche amministrazione, come è successo anche da noi nella scorsa, potrebbero esserci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi anche qualche dimissione di assessori che ora vi dirò che lasceranno spazio ai nuovi consiglieri. Passiamo inizialmente al discorso della giunta. La giunta viene confermata ci sono qualche delega leggera che cambia la nuova vice sindaca sarà Fabiola Franchi. E questo è anche per lo straordinario insomma, risultato che ha fatto, per l'impegno che ha avuto in questi anni, penso che sia una persona che merita assolutamente, come tutti gli altri compagni di giunta, il suo dato insomma, la rende questa scelta molto facile. E, Nico Marchetti, che era Presidente del Consiglio, farà il capogruppo con una delega però che è quella della sicurezza che gestirà ovviamente per la delega specifica della sicurezza ma anche a lui gli chiederò, visto anche la connessione che c'è, un supporto ulteriore a Valentina Bertini per cercare di migliorare anche tutto quello che riguarda la Polizia Municipale. Noi abbiamo un territorio molto difficile da gestire da questo punto di vista, avere un'organizzazione e ancora più impegno su questa cosa aiuterà. È quello che ci hanno chiesto i cittadini e quello che proveremo a fare. Ho voluto che qui con me ci fosse Alessio Ferrucci, che ha preso una quantità enorme di preferenze e che ci tengo proprio a dirlo che l'ha fatto da consigliere comunale. Non è tanto elegante dirlo, ma lo dico lo stesso, con un'indennità Alessio di 13 euro lordi a consiglio comunale. È una persona che ha dato 2-3 ore al giorno al comune per tutti i giorni, sabato e domenica del quinquennio. E mi fa molto piacere che questa persona l'abbia voluto. Lui per problemi di lavoro non può dedicare il tempo che io chiederò agli assessori, che ho chiesto anche prima, di quasi un lavoro full time, però lui ha chiesto ancora più impegno, quindi avrà non solo la presidenza del Consiglio Comunale che sta acquistando sempre più importanza in questi anni, è la seconda, seconda carica più prestigiosa, però avrà anche la delega che deciderò io all'urbanistica, che è strategica perché noi nei prossimi mesi andremo a provare ad adottare il piano operativo. Abbiamo già fatto il piano strutturale e faremo anche il piano operativo. Alessio già nei 5 anni ha partecipato attivamente a tutti gli incontri perché come capogruppo doveva anche conoscere meglio la situazione. Questa cosa ancora più netta è il minimo che potevamo concedergli e il massimo che però lui può fare in questo momento in cui si deve cercare di riorganizzare da un punto di vista del lavoro. Questo è come si parte, poi siamo tutti molto in armonia e
ma se ci sono da fare delle correzioni in corso d'opera le faremo. Sono molto molto contento, se da una parte ovviamente dispiaciuto perché è rimasto fuori, ma con qualche dimissione appunto degli assessori, come succede, non per fare dare dei contentini, ma proprio per allargare la partecipazione a chi si è impegnato tanto. Ci dispiace molto perché è rimasto fuori, sono molto contento perché ci sono tante conferme anche delle persone nuove, vengono in mente Angelica Rossi, Francesca Barzotti, ragazze dai 20 ai 25 anni che hanno tantissima voglia di aiutare la comunità e che potranno dare il loro contributo. A loro chiederò però ancora più attenzione, ancora più impegno. E concludo dicendo, poi Ale, insomma, decidi se vuoi aggiungere qualcosa o se si va un po' all'interno testa a testa, che come modus operandi noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè avere come il programma come su cui siamo stati votati, che è stato frutto di un lavoro collegiale fatto dall'ascolto dei cittadini e tutto, come appunto azione, linea guida per la nostra azione. Nell'altro programma ne spuntavamo proprio, è una cosa pubblica, uno le può andare a vedere, e abbiamo realizzato il 90% non solo delle opere pubbliche ma anche dei servizi che avevamo dato. Come modus operandi faremo lo stesso nel prossimo quinquennio, nella prossima consigliatura. Quindi, ricapitolando, Presidente del Consiglio Alessio Ferrucci con deleghe all'urbanistica e quelle che aveva prima, a cui chiederò anche un'attenzione particolare soprattutto per la frazione di San Giovanni, dove c'è un lavoro, delle opere pubbliche ambiziose, tanti cantieri che saranno in corso, e richiederò, visto che anche lui è proprio di San Giovanni, un'attenzione massima su questa. Conferma della Giunta con vice sindaca Fabiola Franchi, capogruppo Nico Marchetti, che avrà in più anche la delega alla sicurezza. A posto, se ci sono domande, allora, se vuoi. La Giunta. La Giunta. La Giunta è quella che ho detto, Fabiola Franchi è vice sindaca, le altre assessori, Iuli Filippi, che è l'assessore esterno che io avevo detto in campagna elettorale avrei confermato, e Andrea D'Acqua, Valentina Berti. Quindi ad averti, ok. La Giunta è la solita, cambia la composizione, in più ci sono questo ruolo un po' particolare, dovuto anche a esigenze, soprattutto di Alessio, di lavoro, che in questo momento per il lavoro che fa non riesce a... Colgo l'occasione e faccio una domanda generica, non so se può tornare utile anche ai colleghi. L'80+% ottenuto alla seconda elezione, direi ne abbiamo già parlato, ma insomma un risultato direi forse anche inaspettato, perché forse veramente larghissimo, no? Rispetto anche all'aspettato. Allora, secondo lei, Ferrucci, perché si è arrivati a questo? Io penso che l'86% è un dato importante. Noi percepivamo che c'era abbastanza consenso in giro, perché io credo che veramente abbia pagato un po' la disponibilità, l'ascolto e il cercare da una parte di dare le risposte concrete ai bisogni e alla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine di tutti i giorni, e poi una visione che forse è stata condivisa su cosa deve essere questo comune, di cosa è stato. Però con tutta sincerità siamo estremamente, fuori da ogni ipocrisia, contenti, sorpresi senz'altro dei numeri, perché prendere anche in valore nominale 600-700 voti in più dell'altra volta, nonostante il calo dell'affluenza, insomma è indicativo. Però noi abbiamo ereditato una buona amministrazione anche da tanti anni a Vico Pisano, quindi non è che noi abbiamo stravolto, cambiato, noi forse abbiamo fatto un ulteriore cambio di passo, e questo è dovuto anche a tanta gente che passa qui tante ore, non solo gli assessori, ma
appunto anche consiglieri. E per dirvi una cosa, in questo momento ci sono due amministratori che, siccome la provincia ha fatto il taglio dell'erba e, come si sa, emerge un po' di rifiuto lungo le strade, in questo momento sono sulle strade a pulire. Strade. Non si deve fare questo, non è no, questo che no, viene chiesto all'amministratore, no. L'amministratore deve però, fare programmazione e controllo. Ma se uno, quasi per hobby o per fare un po' di esercizio fisico, vuole dimostrare di voler bene così al territorio, questo, oppure aiutando un anziano o aiutando una persona in difficoltà, in qualsiasi, pensando a un'attività da fare nel comune, penso che su questo siamo sulla strada giusta. Ultimissima cosa, sul piano intercomunale con Calci, visto no, che ha parlato del piano urbanistico, dall'altra parte è stato già approvato e insomma sono in partenza. Mi dice che siamo in partenza anche a Vico Pisano, che tipo di relazione resta, visto che anche dall'altra parte è stato confermato Ghimetti, quindi insomma si va in continuità? D'altra parte, diciamo, noi gli atti devono essere congiunti, quindi noi abbiamo approvato il piano strutturale Vico Pisano e Calci insieme. Sul piano operativo sarà lo stesso, quindi non è quindi, che Calci avanti, siamo sempre insieme. Noi abbiamo una criticità da gestire importante, che è la chiusura del ponte della Botte, che avverrà la settimana prossima, come ho detto ieri, e questo creerà tanti disagi, e poi luglio, agosto, chiusura completa del ponte della Botte sull'Arno, quindi chissà... Ponte della Botte si intende quello che va a Fornacette o quello che va a Calcinaio? Quello che va a Fornacette. Quello che va a Fornacette. In cui sarà restituito finalmente il passaggio pedonale e ciclabile, sì. che si unirà alla ciclopista dell'Arno, sarà una cosa molto bella, però per le attività, per i cittadini sarà un disagio. Uno potrà andare da qua nei negozi, a Fornacette, nei supermercati, ma per tornare dovrà passare da Calcinaia, da Cascino o da Calcinaia. Quindi vi potete immaginare, lo sapevamo, avevamo avvertito. Però poi luglio, agosto, chiusura definitiva. Noi in questi anni abbiamo avuto il ponte di Zambra e Caprona, il ponte di Lugnano e Cascino, quest'altro sull'emissario. Insomma, ora ne manca. Poi finiscono i punti. Diciamo questa come urgenza e attenzione ai cittadini, piano operativo e quindi approvazione per fare lo sviluppo e il recupero soprattutto delle brutture che abbiamo sul territorio, come invece primo punto, quello più importante. All'ordine del giorno, diciamo. Perfetto.